Bentornati a tutti. Oggi facciamo una pizza rustica con broccoletti e salsiccia. Mettiamo l'acqua in mezzo alla farina e ci mettiamo il lievito a sciogliere con lo zucchero. Cominciamo ad impastare e a prendere la farina. Impastiamo bene tutto. Mettiamo il sale. E l'olio. Ecco, adesso l'impasto è abbastanza liscio, ma lo facciamo riposare 30 minuti coperto e poi lo rimpastiamo. Passati 30 minuti, mettiamo un po' di farina sul tavolo e rimpastiamo per almeno 5 minuti. Ecco, lo rimettiamo a lievitare finché non triplica quasi di volume. Sono passate 2 ore e il nostro impasto è lievitato. Con questo impasto facciamo quello che vogliamo: pane, pizza, focacce, calzoni. Allora, io ho steso un disco dello spessore di mezzo centimetro circa. Vado a riempire con i miei broccoletti. Ma potete mettere qualsiasi cosa dentro che vi piaccia: spinaci, scarola. Adesso io vado a mettere della salsiccia sbriciolata. Adesso io ho lasciato da parte 2 palline. Andiamo a stendere col mattarello. Stendiamo un sottile. Lo facciamo sottile, eh? Ecco, così. Adesso lo mettiamo sopra. Chiudiamo i bordi. A questo punto io cospargo la pizza sopra con dello strutto, ma voi potete anche mettere dell'olio per farla un po' più magra. Ecco, ho messo un po' così. Potete mettere anche burro se volete, o olio, in modo da fare una sfogliatura. Adesso prendiamo un'altra pallina e facciamo un altro disco. Ecco qua, e lo posizioniamo sopra. Ovviamente il ripieno deve essere bello abbondante. Sigilliamo i bordi. Adesso sbattiamo un uovo e la pennelliamo. Buchiamo. Forniamo a 220-230 gradi per circa 15-20 minuti. Allora, la pizza ha cotto circa 25-30 minuti, dipende poi dal forno. Voi la controllate sopra, che deve essere dorata, e sotto pure deve essere ben cotta. Guardate che bella! Oh, la possiamo fare anche sotto, a 2 strati, così viene sfogliata pure sotto, ma sopra è meglio perché si gonfia. Se vi è piaciuta la ricetta, lasciate un like. Ciao a tutti da Marta, alla prossima!